Benvenuti, benvenuti allora da Mimmo Vita a questa nuova puntata di Veneto Agricoltura Channel. Voi sapete che siamo nella settimana della congiuntura, ovvero della congiuntura agricola, ovvero stiamo cercando di approfondire comparto per comparto come è andata l'agricoltura veneta nel 2020, quindi diamo i dati definitivi. È vero che ormai è già passato mezzo anno 2021, però i dati per metterli a punto e definirli concretamente, realisticamente, hanno bisogno di tempo e quindi i nostri colleghi del settore studi economici di Veneto Agricoltura hanno bisogno del loro tempo. Adesso stanno chiudendo, come sapete, poi dopodomani noi vi daremo i dati finali e completi, ma adesso qualche anticipazione riusciamo a farla. Col dottor Renzo Rossetto oggi approfondiremo il comparto orticolo e quello floricolo, comparti molto importanti per il settore primario della regione Veneto per i nostri operatori, perché l'orticolo è facilmente individuabile il motivo, perché voi sapete che noi siamo la patria dei radicchi, i cinque radicchi veneti sono famosi in tutto il mondo, in particolare ovviamente quello di Treviso, però ci sono anche gli altri, quindi quello di Verona, eccetera. E va anche detto poi che l'attività in alcune zone orticole è molto importante anche da un punto di vista industriale, quindi lattughe, quindi anche seconde, terze e quarte gambe. Allora, dottor Rossetto, ci dica come è andato Sì, allora 2020? intanto dico che è andato abbastanza bene in termini generali perché alla fine i valori della produzione si sono più o meno confermati rispetto al 2019, però è stato fortemente influenzato l'anno scorso dalla problematica del lockdown Cioè dal Covid. dovuto al Covid. Sì, ci sono state per alcune colture sono state molto penalizzate le chiusure, sia quelle primaverili che quelle anche verso fine anno. Quali sono, allora, diciamo, i radicchi come sono andati? Allora, il radicchio è stato una di quelle che sono state molto penalizzate, i prezzi in periodo di lockdown sono crollati e le produzioni c'erano e quindi o sono state buttate via o sono state svendute. Poi ci sono stati problemi durante l'anno perché comunque l'annata è stata abbastanza buona dal punto di vista climatico, ma in realtà soprattutto per le lattughe a foglia, come anche l'insalata, ci sono stati problemi fitosanitari e quindi la resa è un po' calata e il valore della produzione alla fine si è sentita. Ha avuto un calo del 18%, è passato da 63 a 54 milioni di euro il radicchio, un po' tutti, Eh insomma. beh, mi pare un 10% buono, una Un cosa di 14, un 14, 14. eh. Le lattughe hanno perso ancora di più. Le lattughe con tutta la quarta gamma che non c'è stata, i pasti fuori casa per le chiusure dei ristoranti, le lattughe hanno perso un 18-19% in termini di valore della produzione, sono scesi a 113 milioni di euro. Che anche questo, insomma, è un bel colpo. Tutte le colture che hanno subito per il lockdown hanno avuto delle flessioni. Ecco, allora, proprio in questo periodo, un anno fa, ovviamente, la gente voleva comprare, per esempio, le fragole. Un anno fa le fragole faceva fatica a trovarle perché hanno avuto un calo produttivo del 30%, sia perché mancava anche la manodopera in quel periodo, e sia perché ci sono stati dei problemi poi di vendita, perché a parte la GDO che era sempre La aperta, grande grande distribuzione. distribuzione, le fragole hanno perso anche loro un 18% di valore alla fine in termini di valore proprio della È produzione. un'altra cultura, a dire il vero, il periodo è terminato, ma comunque più o meno adesso è l'asparago. L'asparago l'anno scorso ha avuto problemi anche di vendite nei canali tradizionali, che erano appunto quelli degli hotel, degli ristoranti, però l'asparago si è salvato perché comunque la produzione in qualche modo con le consegne a domicilio è riuscita a piazzarla e l'incremento produttivo si è tradotto anche in un incremento del valore della produzione. Vi tenete conto che gli asparagi sono molto importanti, abbiamo addirittura tre DOP IGP qui nel Veneto, quindi voglio dire sono colture significative, però voglio dire, quindi per fare un discorso tipo generale, l'orticoltura come è andata? Allora, questi sono quelli che hanno patito di più, ma tutte le altre produzioni, la maggior parte, in realtà l'anno scorso è stata una buona annata in termini di rese, il clima è stato buono, hanno avuto degli incrementi sia di produzione, anche a fronte di riduzioni di investimenti, e
ma hanno avuto un incremento di produzione e anche un incremento di valore. Nel complesso il valore è rimasto attorno ai 700 milioni di euro, anche se le superfici sono leggermente diminuite, perché anche gli imprenditori in una situazione come quella dell'anno scorso hanno preferito investire un po' meno in termini proprio di superfici coltivate. Quindi la superficie è leggermente calata del 4%, però il valore è mantenuto. Teniamo conto che sono importanti le colture orticole delle province di Verona, Vicenza, Padova, Venezia, un po' di Rovigo, sicuramente Rovigo, sono tutte province dove l'orticoltura è significativa, ma noi in questo comparto non è solo orticolo, è ortofloricolo, cioè i fiori sono molto importanti in alcune province, quelle di Padova, quella di Treviso, anche esatto. Verona. E quindi vediamo com'è andato il 2020. Per i fiori l'anno scorso è stato drammatico, perché le chiusure sono capitate proprio nel periodo in cui di solito ci sono le maggiori vendite, il periodo primaverile. E nonostante questo, le produzioni in sé hanno tenuto. Quelle che hanno sofferto sono stati i servizi di manutenzione, parchi e giardini, verdure pubblico, proprio perché le chiusure sono arrivate nel periodo in cui di solito ci sono tutti questi lavori. Le chiusure Covid sono avvenute nel periodo in cui si fanno questo tipo di lavori. Alla fine le stime Istat danno un'indicazione di una perdita di circa il 12% in termini di valore, quindi si è scesi sotto i 200 milioni di euro che erano stati raggiunti negli ultimi anni. Allora, anche qui speriamo che, voglio dire, questo 2021 dia dei risultati significativi. Abbiamo già detto prima che però ci sono stati dei problemi anche meteo, e quindi ovviamente vediamo un po' come questo nel 2021 influirà. Posso già dirti qualcosa, che sì. Sulle rese, per esempio, le colture primaverili hanno sofferto, quindi le rese sono diminuite, quindi tra l'altro asparagi avranno rese produttive in calo, quindi probabilmente adesso stiamo ancora, ovviamente presto per fare i conti, dobbiamo ancora mettere assieme quello dell'anno scorso, quello di quest'anno ci penseremo più avanti, però probabilmente magari qualche riduzione ci sarà anche quest'anno, anche senza Covid. Certo. Allora, grazie a Renzo Rossetto, al dottor Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura, per queste anticipazioni che poi troveranno il loro compendio nell'incontro di dopodomani, quando daremo poi i dati definitivi tutti assieme. Allora, Mimmo Vita vi saluta, l'appuntamento è a domani alla stessa ora con Veneto Agricoltura Channel e la settimana della congiuntura.